L'uomo è Michael Raduga, il fondatore di Rain Space, la startup più famosa del momento per una scoperta incredibile. Due uomini sono riusciti a comunicare tra di loro attraverso un sogno lucido. Anzi, ho una sorpresa per voi. Ciao Miki, avete fatto la storia, mi pare, eh? Sì, Antonio, Michael Raduga è il fondatore della scuola di cui io faccio l'istruttore, perché io sono istruttore di sogni lucidi e viaggi astrali. Michael Raduga ha fondato questa società che si chiama REM Space, una società che fa delle ricerche incredibili. È riuscito in questa impresa straordinaria, hanno stabilito il primo contatto consapevole all'interno dello stesso sogno lucido, una connessione che prima era considerata impossibile. Per questo esperimento è stato usato un sistema capace di rilevare quando i partecipanti entravano nella fase REM, ovvero quella parte della fase del sonno caratterizzata da sogni intensi. Il sistema, una volta individuato lo stato di sogno lucido, ha inviato una parola generata casualmente a uno dei due partecipanti, che ha riferito la parola all'altro partecipante, trasmettendola consapevolmente all'interno dello stato onirico. I due soggetti, che erano addestrati alla pratica dei sogni lucidi, hanno stabilito un collegamento visivo e tattile nel sogno, facilitando questa comunicazione. Poi la trasmissione del messaggio è stata verificata a risveglio, con entrambi i partecipanti che hanno poi riferito e confermato il contenuto del messaggio scambiato. Incredibile. Ma aspettate, Miki, è appena uscito anche un tuo libro, giusto? Esatto, il mio libro è uscito poco prima di questa scoperta. Si chiama Dal sogno al viaggio astrale, ma è un libro che si concentra più sui viaggi astrali, ma il percorso è lo stesso, anche se è simile a quello dei sogni lucidi. L'uscire fuori dal corpo, diciamo che è un livello superiore, ancora più profondo. Sì, esatto. Spesso per uscire consapevolmente dal corpo si passa per i sogni lucidi. Nel libro, tra l'altro, Antonio, ho raccontato anche la tua incredibile esperienza, la tua NTE, l'esperienza di premorte. Dove possiamo trovare il tuo libro? Allora, il libro Dal sogno al viaggio astrale è edito da Amrita, quindi edizioni Amrita, e lo trovate nel giardino dei libri, ma potete anche trovarlo su Amazon e molti altre piattaforme, come per esempio IBS. La voglia di scoprire, l'entusiasmo per la vita, avere gli occhi di un bambino alla ricerca dell'ignoto e affrontarlo senza dimora, fanno succedere queste cose. Quando ho sentito la notizia, in realtà non sono rimasto sorpreso, perché conosco un po' il mondo interiore, il potere della psiche, e aggiungendo anche le mie esperienze personali, sapevo che sarebbe prima o poi arrivato questo traguardo scientifico. Poi ho pensato, ma la REM Space era stata fondata da Michael Raduga, la scuola in cui lavora Miki, istruttore della sua scuola, quindi l'ho chiamato, ed è davvero così. Anche se io non c'entro direttamente, ovviamente, mi sento felice lo stesso. Sono entusiasta, non tanto per la scoperta in sé, come vi ho detto, me lo aspettavo, ma perché sento un legame con questo traguardo. Con Miki abbiamo fatto delle dirette, dei video, dei seminari insieme, io più dal lato metafisico e filosofico, lui come esperto tecnico e insegnante proprio di viaggi astrali e sogni lucidi, oltre le nostre esperienze empiriche che poi sono alla base di tutto. Nel suo libro poi ha anche raccontato la mia esperienza, come avrete visto. Niente, sono contento di questo. Ma la cosa davvero affascinante è che questo potrebbe essere solamente l'inizio. Se oggi abbiamo visto che due persone sono in grado di comunicare tramite sogno, cosa ci riserva il futuro? Io posso dirvi un'idea di come sarà tra 1000 anni circa. Immaginate l'umanità che ricava l'energia di cui ha bisogno non da fonti esterne, ma direttamente dall'entusiasmo che produce. L'entusiasmo sarà una specie di forma di energia. 1000 anni più o meno, volete scommettere? Che ne sono adesso? Sempre se non ci siamo autodistrutti prima, ovviamente, probabile. Ma a parte gli scherzi, restate connessi perché c'è ancora molto da scoprire, molte novità che vi porterò sul canale. Ad maiora.